Buonanotte da Roma, Piazza Mattei, Palazzo Costa Guti, inizio del bellissimo dell'antico ghetto ebraico di Roma. Questa fontana è favolosa, la fontana delle tartarughe, appare spesso anche in alcune pubblicità televisive, è davvero bella. Via della Reginella, un'altra antichissima e caratteristica via Ricoletto del ghetto ebraico di Roma. Questa è la parte più antica che non è stata toccata dalle demolizioni di inizio Novecento. Sempre via della Reginella, via del Portico d'Ottavia, a sinistra è tutta la parte storica da cui io provengo, la parte antica, a destra la parte toccata dalle demolizioni del 1900, inizio Novecento, la sinagoga del 904. Bellissimo tempio ebraico di stile orientale del 1904. Sembra molto più antico. Davanti a me c'è il fiume Tevere, il lungo Tevere, sì. Questa è tutta la parte costruita inizio Novecento. Il ghetto nuovo, diciamo così, il vecchio ghetto è quello di fronte, quello là. Sì, in effetti 1911, sì, questi palazzi. Anche questo sarà di inizio Novecento, ma sembra a mo' di castello quattrocentesco, sì, la merlatura all'ultimo. Bello, sì. Lo stile orientaleggiante, sì. Tiberino, chissà se è il cognome. Sì, anche la finta bugnatura delle pietre, sì. Sembra molto più antico, sì. Questa fontana non è bella, ma il suo, vabbè, a parte c'ha i suoi, certo, non è antichissima, ma c'è. Il suono dell'acqua è sempre poetico nella notte. Si trova in piazza delle cinque scuole. Le scuole erano le sinagoghe, sì, cinque sinagoghe di rito catalano, di diverso rito ebraico. Sempre nel vecchio ghetto ebraico di Roma, sì. Anche il nasone tipica fontana romana, è caratteristica, la città ne è piena per fortuna, non ci sono problemi di sete almeno, è tutto gratis, perché una bottiglia d'acqua i turisti la fanno pagare molto, lasciamo perdere. Dalla magia, dalla poesia, dall'antico ghetto di Roma. Come dicevo, a destra è la parte nuova, questa è la scuola ebraica, a sinistra è la parte storica non toccata alle demolizioni. Questa è una chiesa settecentesca, 1750, sì. Gloria Libani data, chissà cosa vuol dire. Qualche Madonna libanese? No, no, chissà, è una chiesa, sì, certo, anche se nel ghetto ebraico.
sempre le lapidi dissuasive sotto pena di scudi e frustate, nevbate. 1750-62, sì. Piazza Costa Guti. Silenzio della magica notte. Beh, c'è sempre qualche altro nottabulo come me. 1643 questa chiesa. Poi siamo proprio a ridosso dell'antico ghetto, cioè credo che chissà, convivevano bene gli ebrei con i cattolici, come è giusto che sia. Ricordo sempre che Gesù era ebreo. Io non ho studiato, ma lo dovrebbe sapere chiunque. Perciò ad avercelo con gli ebrei, soprattutto da parte dei cristiani, è da matti. Questo mi permetto di dirlo. Vabbè, il filmato poi si allunga, solo 6 minuti. Io vi do la buonanotte, sono sempre un po' ingastato da Roma, di casa Trio Napoli. Ebbene, non mi sono fatto la barba, sono impresentabile. Perdonate ad Alberto Angela. Buonanotte a tutti voi. Buonanotte.